Salve a tutti! Alte, basse, tonde, quadrate, piatte. Sono tantissime le unità esterne delle pompe di calore. Possono cambiare forma e colore, ma diciamocelo, alla fine non sono proprio bellissime da vedere e da mettere in giardino, perché dopo tutto vanno a occupare spazio e in alcuni casi possono essere addirittura molto molto rumorose. Per questo esiste una soluzione, perché sì, esistono pompe di calore senza unità esterna. All'interno di questo video, registrato quest'estate, ti farò vedere un aggregato compatto, un prodotto totalmente rivoluzionario, senza unità esterna, che aggrega al suo interno riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria e anche la ventilazione meccanica controllata. Quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo! Eccoci all'esterno, potete facilmente vedere le due griglie. Queste griglie qua sono griglie che servono sia per assorbire il calore dell'aria esterna, perché una pompa di calore aria-acqua, come tutte le pompe di calore con l'evaporatore esterno, sia per la ventilazione meccanica, che quindi deve ricambiare l'aria. Quindi in un unico prodotto, in un unico locale, e adesso andiamo a vedere anche che tipo di locale è, abbiamo realizzato un'intera centrale termica comprensiva, come detto, di riscaldamento, acqua calda sanitaria e ventilazione meccanica. E tutto in meno di 2 metri quadri. Non ci credete? Andiamo a vederlo. Eccolo qua l'aggregato compatto della Stibeleltron. Potete vedere che nelle dimensioni di un armadio, quindi io sono circa 1,90 m, quindi 1,90 m per meno di 2 metri di larghezza, abbiamo la nostra centrale termica. Questa è la pompa di calore con i vasi di espansione, quello è un accumulo inerziale aggiuntivo che si è deciso di montare per l'impianto, per appunto, però ho tutta la centrale termica, non ho bisogno di altro. Nel dettaglio possiamo notare i condotti per lo scambio d'aria esterna che sono isolati, questi qua invece sono i condotti per la ventilazione meccanica dell'edificio. Se apriamo la pompa di calore, vediamo questa parte alta, la gestione della ventilazione meccanica con i vari filtri. Perché? Perché qua sotto, nel cuore, ho l'evaporatore, il condensatore, il compressore della pompa di calore, tutto compressato, tutto realizzato all'interno di questa macchina qua. Ovviamente, avendo un compressore all'interno, la domanda che può sorgere legittima è: ok, ma quanto rumore fa? Un rumore di un frigorifero. In questa sezione qua si può notare la tipologia di isolante acustico e termico di un paio di centimetri. Da notare anche l'estetica, perché indubbiamente sia all'esterno ho una cura dell'estetica molto importante, ma anche all'interno, perché è vero, ci sono i condotti che possono essere, volendo, coperti con un sistema classico cartongesso, ma ho un sistema molto elegante, molto pulito e soprattutto tanto tanto efficiente, perché i sistemi di aspirazione dell'aria domestica, che prelevano l'aria esausta dal locale bagno, lavanderia, cucina, ricchi di umidità, uso quel calore per alimentare la pompa di calore. Questo prodotto qua è un prodotto certificato anche per le case passive, beh, per le passive house. Ho un sistema quindi molto efficiente dove non ho la ventilazione meccanica e la pompa di calore separati, ma riesco a sfruttare il calore da dentro casa che teoricamente dovrei scambiare con l'esterno per la ventilazione meccanica per alimentare la pompa di calore. Di lato abbiamo un inerziale da 100 litri. Che serve più come compensatore idraulico che come vero e proprio inerziale. Perché? Perché l'impianto è un impianto a pavimento, infatti questa pompa di calore qua non è consigliata sugli impianti ad alta temperatura, ci sono altri modelli e sul canale trovate tanti video dove porto esempi di pompe di calore su impianti ad alta temperatura. Serve come compensatore idraulico e per andare a tamponare gli eventuali cicli di sbrinamento. Ovviamente, come già spiegato anche in altri video, l'inerziale ha un ruolo importante, quindi qualora non ci fosse stato lo spazio, ok, si può omettere se ho un impianto con un'inerzia adeguata. Mentre in questo caso qua, se c'è lo spazio, è più che consono andare a installarlo. Andando nel dettaglio a vedere l'impianto, abbiamo la quadratistica elettrica, tutti i vari sistemi di approvvigionamento dell'acqua e qua abbiamo lo scarico condensa, gli scarichi condensa e la predisposizione per il solare termico, perché questa macchina, gestendo il tutto, può gestire anche eventualmente dei pannelli solari termici. Eccoci all'interno dell'abitazione con il collettore, con tutte le mandate, il quadro elettrico dell'abitazione e intravediamo le bocchette. Infatti, se noi ci spostiamo da questo lato della parete, abbiamo
le bocchette di ventilazione meccanica, che qua erano per la zona giorno, e la centralina, perché con un'unica centralina io vado a gestire riscaldamento, raffrescamento e ventilazione meccanica. Capite benissimo che avere un unico cervello, un'unica applicazione, un unico sistema per il monitoraggio e l'efficientamento degli impianti domestici può risultare fondamentale. Ovvio, il prodotto che vi ho descritto è un prodotto molto importante, che ha delle caratteristiche molto importanti e ha un prezzo di conseguenza importante. Per darvi un'idea, siamo nell'ordine di 20.000 euro, va a risolvere tantissimi problemi. Infatti, se tu ti mettessi a fare la somma di quanto può costare una pompa di calore, realizzare una centrale termica, quindi con tutti i vari inerziali, il lavoro dell'idraulico, la ventilazione meccanica, eccetera eccetera, se tu fai la somma non è che ti discosti tantissimo dagli 20.000 euro di questo prodotto, per darvi un ordine di grandezza, considerando tutti i vantaggi che ho. Perché qua, come detto, si può fare riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento a pavimento e ventilazione meccanica con un'unica macchina, quindi davvero il top dell'efficienza. Ed è questo che mi ha spinto, indubbiamente l'avete già ormai capito, a valutare tantissimi prodotti Stibel. Perché? Perché qual è l'azienda migliore? Non è l'azienda che fa il prodotto migliore, ma quella che, secondo la mia filosofia, riesce a trovare il prodotto giusto per le esigenze del cliente. E ad oggi sul mercato prodotti come quello che vi ho descritto qua sotto ce ne sono davvero pochissimi, e il punto di forza di un'azienda con un'esperienza come Stibel Eltron è proprio di avere un'ampia gamma di prodotti. Come detto, nel cantiere di fianco si è installato una pompa di calore Panasonic, in tanti altri cantieri tantissimi di voi che hanno richiesto una mia consulenza hanno potuto valutare The Shout, LG, Stibel Eltron, Templari. Perché? Perché bisogna trovare il prodotto giusto. Sposarsi sempre solo con un'azienda non ha tanto senso. Voglio davvero onestamente che passi questo messaggio, perché giustamente vedete tantissimi cantieri Stibel Eltron. Perché? Perché sono i cantieri particolari, sono i cantieri dove nelle condizioni particolari c'è il prodotto adeguato. Ma adesso facciamo due parole anche con il progettista di questo impianto, così da capire un pochettino anche lui come si trova, perché dietro una nuova costruzione c'è sempre un responsabile. Eccoci tornati di fronte alla macchina con il geometra Giampiero Artusio, che è responsabile di questa realizzazione e della nuova costruzione che abbiamo visto. Cosa ti ha spinto a proporre questo prodotto? Quali sono i vantaggi? Come ti sei trovato con questa tipologia di impianto? La scelta è stata fatta ovviamente con la committenza. Questo aggregato compatto Stibel Eltron, oltre all'affidabilità del marchio della Stibel Eltron, ha permesso di salvare un locale che era destinato inizialmente a ospitare la centrale termica. Invece con questo aggregato compatto siamo riusciti, studiando bene gli spazi anche in collaborazione con il servizio tecnico della Stibel Eltron, a ottimizzare il tutto e mettere tutto quello che doveva essere la centrale termica in un sottoscala. Questo appunto ha permesso di guadagnare un locale in più che si potrà destinare a cantina o altri locali accessori della casa. In più si è evitato di collocare all'esterno un'unità esterna che poteva dare fastidio come ingombro o come rumore anche ad altre abitazioni. Questo è un prodotto che in questa esigenza qua si sposava alla perfezione. Esattamente. Non è il primo cantiere che fai, non è che in tutti i cantieri proponi questo prodotto. No, ma in questo caso ci ha risolto effettivamente delle problematiche, anzi ci ha permesso di realizzare anche per l'estetica della macchina una buona soluzione. Sì, perché non avendo il motore fuori, che comunque per quanto può essere bello, curato, personalizzato, colorato, è sempre un motore esterno, diciamolo, e anche internamente una centrale termica risulta sicuramente molto molto più pulita rispetto alle classiche centrali termiche, che sì, possono essere fatte più o meno bene, ma indubbiamente a livello estetico hanno un determinato impatto. Questo sembra davvero un armadio. Grazie mille per la possibilità che ci hai dato di documentare questo cantiere sicuramente particolare, e per dimostrare che sul mercato davvero, se avete una situazione particolare, ci sono i prodotti che possono risolvere il vostro problema. Da Monticello d'Alba è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!